Eccoci, eccoci. Allora, dalla mia eh, postazione di lavoro, come potete vedere, Tanto, ovviamente parte solo sopra, certo? Chiaro, ovvio. Così, mm. nel caso di call, sempre pronti. Allora, risultato del sondaggio. Non avevo dubbi. Non avevo dubbi che la maggior parte delle persone avrebbero risposto fare smart working è una figata, perché è una figata, perché è un... Mh, neanche un benefit, è, è dove deve, deve andare il lavoro, il futuro del nostro lavoro, ovviamente di quei lavori che possono essere svolti da casa, lo preciso prima che non... È. E quindi arriviamo al fulcro delle mie, della mia riflessione di questa mattina: perché, se lo smart working da lavoro dipendente viene considerato un plus, un benefits, una cosa, um, un'agevolazione un um, che un'azienda dà a un lavoratore dipendente, quindi una cosa. Uh, e lo può anche aiutare nella vita di tutti i giorni? Perché quando si parla invece di lavoro indipendente, quindi di imprenditori che lavorano da casa e fanno network o non fanno network? Eh, perché il network non è solo online, ma c'è anche l'offline. Perché la gente inizia a fare? Mm, così, eh? eh perché? Cioè me l'ha dato una risposta. Anche perché vorrei aggiungere una cosa. Questa roba qua, ok? Questa roba qua, che è chiaramente online, ok? Io sto lavorando su delle piattaforme online. Non per me! Cioè io non sto facendo soldi per me! Io sto facendo soldi per una, qualcun altro che si sta arricchendo grazie alle mie competenze, ok? E allora sono scema. Cioè, la cosa che mi viene da dire è... Sei psicolabile. Cioè, noi facciamo questa cosa tutti i giorni. Tutti i lavora lavoratori dipendenti lo fanno. E se c'è la possibilità di fare la stessa identica cosa, però guadagni tu... Cioè, ma non ci dovremmo pensare neanche 30 secondi. Ma capite? Capite il mio ragionamento o no? O no?